La verità è una ed eterna. Realizza l'unione con essa nel tuo sé immortale, nel profondo del tuo essere. Il seguente commento è basato sugli insegnamenti di Paramahansa Yogananda. Nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo primo, leggiamo: perché la legge fu data per mezzo di Mosè, ma la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Grazia significa il potere di elevarsi spiritualmente. Verità significa l'esperienza della realtà divina, non l'espressione di quella esperienza interiore nel mondo esteriore. L'amore divino è ciò che l'anima sperimenta nel suo stato di unità con Dio. La gentilezza è la manifestazione umana di quell'amore. La grazia è più profonda della semplice gentilezza. La saggezza è un'esperienza divina. La giustizia verso tutti è una legge umana, sebbene ispirata divinamente, è una conseguenza dell'esperienza della saggezza. La verità va più in profondità della giustizia. Pur seguendo la legge, dovremmo sempre sforzarci di scorgerne le origini nella visione di Dio. Per questo Krishna, nella Bhagavad Gita, esorta il devoto a non accontentarsi dei soli precetti spirituali, ma ad andare oltre nella diretta, intima esperienza della verità. Nel capitolo diciottesimo di quella grande scrittura, egli dice: ma ancora una volta, ascolta la mia parola suprema, ricevi il mio sommo consiglio. Tu mi sei prezioso, mio amato e prediletto. Ascolta, ti rivelerò quel che è bene per te. Donami il tuo cuore, adorami, servimi, aggrappati a me con amore, fede e reverenza. Così tu giungerai a me. Te lo prometto solennemente, perché mi sei caro. E lascia andare quei riti e quelle regole scritte. Vola a me solo. Fa di me il tuo unico rifugio. Io libererò la tua anima da ogni suo peccato. Rallegrati. Così, attraverso la Sacra Scrittura, Dio ha parlato all'umanità. Stavo pensando che sarebbe bello se potremmo fare questo questo satsang domenicale con Zoom, così potrei vedervi tutti quanti e anche chiedere se, ascoltando queste bellissime frasi della lettura, se sono riusciti a capire e collegare tutti, perché non è così facile. E mi ha fatto pensare un po' di Sri Yukteswar, il suo libro La Scienza Sacra, che, se vi ricordate, qualcuno diceva al maestro: ah sì, che bello, che bel libro, ho capito tutto. E il maestro ha detto: non è così facile capire tutto quel libro. E è vero, infatti, questa lettura mi ha, proprio per il tema, che la legge si riempie o perfeziona nell'amore, di quell'aspetto di quel libro di Sri Yukteswar,
mi ha fatto voler ritornare al libro e cercare questa parte di un libro molto scientifico dove Sri Yukteswar spiega tante cose su yoga, su Patanjali, cose che sono l'aspetto più la scienza della spiritualità. Questo mi fa pensare anche di un momento quando Swamiji stava, lui scriveva sempre, no? C'erano tanti libri che lui ha scritto, alcuni più, un po' più intellettuale, più della mente, anche se erano tutti anche del cuore, e spesso ha chiesto a me di leggere. E dopo un po' ho capito che lui voleva farmi leggere perché sapeva che la mia mente non era capace di prendere tante cose intellettuali, scientifiche e comprenderli. E credo che lui pensava, infatti mi ha detto, se tu lo capisci, so di essere riuscito a scriverlo in un modo che tutti possono comprendere. Perché non voleva scrivere in modo che era nell'aria e qualcosa che le persone non potevano comprendere. Ovviamente voleva condividere con i suoi libri e discorsi una verità che comprende la legge, ma che va oltre la legge nell'amore. E dopo condivido anche di più di come Swamiji è arrivato a questa possibilità di emanare tanto l'amore di Dio, del Maestro, della Madre Divina. Ma volevo iniziare per non dimenticare le cose che credo di aver preso da Sri Yukteswar, di leggere alcune frasi dalla scienza sacra. Sri Yukteswar scrive: l'amore naturale del cuore è il requisito principale per arrivare a una vita sacra. Lui si riferisce a questo amore, il dono celestiale della natura. E interessantemente sappiamo che l'amore è una delle 8 qualità divine di Patanjali che fa parte, i nostri insegnamenti dicono che queste 8 qualità fanno già parte di noi e che noi come esseri umani possiamo sperimentare tutte queste qualità divine, è solo che sono oscurate da diversi veli. Allora, lui scrive, con l'aiuto di questo amore sviluppato, riconosciuto, l'uomo diventa a fortuna nel poter attrarre la compagnia i personaggi divini e è salvato per sempre. Allora, questo è importante per noi, capire che in questo libro, quando Sri Yukteswar parla dell'amore e la sua importanza, il fatto che è essenziale, lui dice che è importante perché è la nostra capacità di amare, di aprire il cuore, che magnetizza a noi il Guru e che questa è la nostra salvezza. E Sri Yukteswar continua. Ecco così la... Your message to Badge says continuum. Scusate. Ready to send it? No.
Di solito non ho queste cose con me, ma c'è qualcosa anche qui che voglio condividere. Allora, lui dice che il nutrimento di questo amore, che è un dono celeste, celestiale, e che è questo requisito principale per avere la salvazione sacra. È impossibile per l'uomo di fare un passo in avanti senza di questo. Sri Yukteswar fa molto molto chiaro che questo amore è l'unica cosa veramente essenziale per noi sul sentiero. E allora cosa significa questa lettura che dice: la legge viene da Mosè e grazia e verità da Gesù. Non dice, e Swamiji non vuol dire, che la legge possiamo buttarlo, no? Che non ha importanza. Vogliamo capire che all'inizio sul sentiero spirituale è molto necessario per noi avere i comandamenti come Dio ha dato a Mosè, perché questi sono i nostri strumenti. Anche il maestro è venuto dall'India con gli strumenti per poter fare i passi, fare anche la disciplina, che diventa un'autodisciplina che ci aiuta a poter sviluppare in noi tutto quello che ci porterà alla grazia, la verità e l'amore, che alla fine sono le cose che veramente ci liberano, che ci portano alla nostra libertà dell'anima e l'unione di noi con Dio. In questa lettura noi possiamo vedere che il maestro Swamiji parla del fatto che non è la legge e le parole, è una comprensione intellettuale che è importante per la nostra crescita interiore, ma è l'esperienza interiore, ciò che il maestro ci ha portato. Erano gli strumenti, le leggi, che però portano all'esperienza diretta di Dio dentro di noi. Perché Dio è già presente, la nostra anima è la scintilla di Dio in noi. E questa rivelazione che ci porta alla nostra libertà è la realizzazione del nostro sé più alto che rivela tutte le qualità divine in noi, che è la presenza di Dio in noi. So, iniziamo con la legge e questa disciplina. E Swamiji dice che una volta che noi cominciamo a sperimentare questa verità in noi, e questo può essere attraverso tanti dei nostri delle nostre pratiche, la meditazione assolutamente, gli esercizi di ricarica per poter sperimentare l'energia che siamo, i nostri canti, come abbiamo cantato stamattina, che ci aiuta sì con le parole, ma anche con la musica stessa che entra in noi con le parole e trasformano le note della musica, e le parole trasformano la nostra coscienza.
tutte le nostre pratiche spirituali, affermazioni, ci aiutano a trasformare la legge in quello che è la nostra percezione di chi siamo noi in verità. E Swamiji dice che una volta che noi cominciamo a veramente vivere, sperimentare, percepire queste verità e questo amore, allora il concentrarci troppo sulla legge può diventare un ostacolo. È lì che dobbiamo poter discernere il momento quando fare troppa attenzione sulle leggi, sulle regole, diventa una ostruzione, una cosa che ci impedisce a poter continuare ad espandere, a crescere, a poter vivere questo amore che ci aiuta a comprendere tutto. E tutti i maestri ci aiutano ad arrivare a questo, con esempio anche della nostra vita. Quando Swamiji dice che ad un certo punto le regole non vogliamo concentrarci su questi, lui dice perché l'amore divino, quando abbiamo sviluppato e nutrito questo in noi, questo amore divino fa impossibile per noi desiderare di fare qualcosa di male, no? Di ferire gli altri, di dire bugie, di fare cose che non fanno parte dello spirito, l'anima che è Dio dentro di noi. Allora questo è per questo che l'amore può fare perfezionare la legge, perché la legge ci aiuta ad arrivare ad un certo punto e poi è l'amore che ci fa possibile vivere senza pensare di tutti non fare quello, fai così, che questo non diventa necessario perché è naturale in noi, che l'amore ci permette di vivere alla perfezione il nostro più alto sé. Allora, brevemente possiamo capire che i nostri guru, che sono tutti avatar, naturalmente loro hanno in diversi momenti della storia che abbiamo di loro, ci ha fatto vedere come questo amore diventa la cosa che regna nella nostra vita. E danno un esempio perfetto quando, per esempio, Cristo, che tra poco, ad aprile, e a Pasqua, festeggiamo, celebriamo la crocifissione e la risurrezione, che è uno dei esempi più conosciuti nel mondo, che anche chi non è cristiano sa questa storia di un uomo che ha dato la sua vita per poter essere l'esempio del conquistare la morte, di sapere che questo corpo che non c'è più non è la fine della vita, che c'è la vita dopo e che continuiamo a vivere nella nostra anima. Una lezione importantissima per noi come esseri umani, per poter vivere bene nel modo giusto sulla terra. E anche Babaji, no? Che interessante che lui stava per anche uscire dal piano mortale e
Se vi ricordate che la sorella Mataji ha chiesto a alcuni di venire e ha convinto Babaji che diceva non importa se sono nel corpo o no. Le ha detto allora se non è importante perché non rimani nel corpo, perché puoi così essere anche sulla terra un aiuto per l'evoluzione di questa terra e delle persone che vivono sulla terra. Lahiri Mahashaya sappiamo dalla storia nell'Himalaya quanto lui voleva rimanere con Babaji e con il gruppo che continuava a vivere in Dio, sulla terra, portando da Dio tanta luce, amore, beatitudine sulla terra. Ma lui ha fatto una scelta anche con la voglia di Babaji, di tornare nel mondo, di essere householder, di essere capofamiglia, di essere per noi la persona che ha portato il Kriya Yoga a tutti noi, la possibilità di poter fare una pratica che ci porta questa esperienza, comunione interiore con Dio e che ci fa possibile di poter fare come loro questa vita di sempre più cuori aperti, sempre più amore, sempre più accogliere tutta la famiglia umana. E poi Yogananda, che quando lui voleva. Lui aveva un amore così grande per il suo guru, per Babaji, che quando è stato chiesto qualcosa che non aveva pensato, di andare in America per portare queste tecniche, queste pratiche liberatorie a un popolo che era pronto per riceverlo. E anche il maestro ha servito e serve in continuo a noi come canale, come esempio di cosa significa lasciare la piccolezza della legge per vivere la legge più grande dell'amore, anche nella nostra festa di luce, no? Dice che vogliamo poter vivere in questo amore e che siamo qui per questo. Allora, questo è bellissimo come ispirazione, come modello di sapere che tutti i nostri maestri hanno fatto vedere che la legge si perfeziona nell'amore, ma noi come viviamo noi questa necessità di andare dalla legge all'amore? Il mondo di oggi ci dà un esempio par excellence proprio al bisogno di poter vivere la legge quando è qualcosa che ci sta insegnando una lezione importante e allo stesso momento di andare oltre solo la legge per vivere in questo mondo con amore. E vorrei usare solo due esempi del nostro mondo di oggi. Uno è che nel mondo di oggi ci sono tante guerre civili in diversi paesi. Ci sono, non solo guerre civili, ma in diversi paesi ci sono governi che sopprimono, opprimono il loro popolo e dove le persone non riescono a
vivere liberi, non hanno o fanno difficile poter vivere una vita di comunione interiore con il più alto. Forse non hanno cibo, forse devono sempre lottare, forse devono affrontare tanti momenti difficili. E questo ha creato nel nostro mondo, anche qui in Europa, forse più di tanti altri paesi, una situazione in cui le persone cercano di scappare dal loro paese perché non temono di essere uccisi per una cosa, ma perché non hanno il loro cuore, la loro anima vuole vivere, vuole essere libera e non hanno questa possibilità proprio perché c'è una oppressione. E così tanti arrivano, anche qui in Italia sappiamo, tanti arrivano in tutti i paesi di Europa da questi paesi. E questo è il momento quando noi possiamo vivere individualmente, ma anche aiutare il nostro paese a vivere meglio questa legge che forse ci sono leggi contro l'apertura che qualsiasi persona può venire e vivere nel nostro paese, ma noi possiamo andare oltre la legge e aprire le braccia alle persone che non hanno niente e offrirgli una famiglia umana che può in piccoli modi aiutarli a poter trovare in loro la loro capacità anche di offrire indietro al paese. L'America è nato con questo principio, no? È aperto a tutte le persone oppresse in vari paesi e l'America è cresciuta con questo, con tutta l'energia, tutti i talenti, tutto ciò che queste persone hanno offerto. E anche noi possiamo offrire un ambiente anche personale. Qualcuno che aspetta davanti a un Lidl, un Co-op, per un euro, aiutandoti a portare alla macchina le spese. In piccoli modi anche noi possiamo dare un sostegno per aiutare qualcuno a diventare la persona che ha il potenziale di diventare. Questo è dove il nostro cuore può aiutare a persone che sono scappate da una legge che li opprime. L'altra situazione che affrontiamo è questo Covid, questa pandemia, che ha portato tante opportunità per noi e per tutti nel mondo, perché è una pandemia globale, che in tutto il mondo abbiamo un'opportunità di vedere come reagiamo a questa pandemia, a questo Covid. Tanti reagiscono con paura e paura è una delle cose che veramente stringe il cuore, che fa il cuore diventare sempre più contratti invece di essere espanso e aperto. E se noi vediamo in noi la minima reazione o con la paura della morte, o con la paura di perdere i nostri cari, o la paura di non avere più un lavoro quando finisce la pandemia, perché ha cambiato tutto, tanti negozi, tante imprese sono infallite
perché dobbiamo chiudere per poter avere un'opportunità di finire con questa pandemia. E la nostra paura dobbiamo cercare di lasciare andare, no? Se la nostra reazione è più una rabbia o una voglia di dare colpa a qualcuno per qualcosa, no? Dare colpa a qualcuno che ha iniziato questa pandemia, o dare la colpa a una what is the word, conspiracy? Un complotto che non esiste per niente, la pandemia. La rabbia è un'altra cosa che fa molto difficile al nostro cuore di poter rimanere aperto e di trovare, aiutare a trovare soluzioni per la nostra società globale dopo la pandemia. E io non do soluzioni, ma credo che se noi riusciamo a, come Sri Yukteswar dice, sviluppare, nutrire l'amore del nostro cuore, che questo mondo può uscire da questa pandemia in una situazione migliore in termini di persone che sanno come amare, come accettare gli altri come sono, che riusciremo a ricostruire, non tornando indietro a come era prima, ma scoprendo un nuovo mondo con più pace e armonia e amore e più la capacità individualmente e anche come nazioni di poter essere di aiuto in come il mondo affronta la vita dopo la pandemia. Ecco, arriviamo a quello che serve, se riesco. C'è qualcosa che un'amica nostra, Kriyavan, discepolo di questo sentiero, ha trovato, e specialmente per questo giorno di oggi, che non abbiamo veramente detto, ma buon San Valentino a tutti, il giorno in cui vogliamo veramente esprimere e arrivare alla nostra capacità di esprimere e di percepire il cuore pieno di amore. E queste sono parole di Yogananda, credo. Immagina, visualizza che uno dei maestri sta guardando proprio profondamente nei tuoi occhi. E se in questo momento hai davanti a te i maestri, puoi fare questo con la foto del maestro. Percepisci questi occhi che tirano fuori dal tuo cuore tutto il dolore, tutte le delusioni, tutta l'amarezza che tu possa sentire, e tira dal tuo cuore attraverso i tuoi occhi, e questi occhi ti stanno dicendo: questi sono i miei pesi adesso, non sono più tuoi. Dio, nella sua compassione, vuole toglierti questi pesi difficili,
lasciarlo farlo attraverso il suo amore che ti arriva dai suoi occhi, togliendo questi dolori dal tuo cuore, attraverso i tuoi occhi e dentro i suoi occhi, compassionevole, amorevole, con l'amore incondizionato del Maestro e di Dio. Questa visualizzazione possiamo usare alla fine della nostra meditazione o in qualsiasi momento che sentiamo che è tutto troppo, non ci riesco, non ce la faccio, di guardare dentro gli occhi di Dio, perché il Maestro è per noi il canale di Dio, e lasciare che Lui ti toglie questo dolore. Ok, volevo con questo finire con alcune parole di Swamiji e parliamo di quello che è successo verso la fine della sua vita, negli ultimi anni che ha vissuto Swamiji, Swami Kriyananda, discepolo diretto del Maestro, tutta la sua vita dedicata a servire l'opera del Maestro, proprio per portare questo amore nel mondo. E verso la fine, negli ultimi anni, Swamiji ha rappresentato questo amore e la luce e la beatitudine del Maestro sempre più perfettamente. Lui è diventato uno che seguiva le leggi del nostro sentiero, no? Le regole, la disciplina, ma sempre più andava oltre ogni necessità di guardare le regole e la disciplina e viveva e emanava questo amore. So, cosa ha chiesto il Maestro, ha chiesto Swamiji al Maestro di come amare? In un certo momento Swamiji, e questo era nei primi anni, aveva solo 3 anni e mezzo con il Maestro, ma ha assorbito tanto e continuava ad assorbire anche dopo la morte del Maestro. E Swamiji ha chiesto: come dovrei amare le persone? Dovrei conservare il mio amore solo per Dio? E il Maestro dice: è meglio amare Dio, solo perché nel amare la persona si può formare attaccamento alla persona e questo non è un aiuto. Però cosa che è bene fare verso gli altri è di amare per prima Dio e poi amare Dio attraverso loro. Un'altra volta il Maestro ha detto: è Dio solo che agisce attraverso te, che prende tutti i ruoli, che dirige tutta l'azione, e è Lui solo che dovresti amare attraverso gli altri quando ami gli altri. E c'è una storia di una discepola che dovrebbe sapere meglio, aveva trattato qualcuno in modo non gentile, e il Maestro ha detto a lei: non puoi veramente amare Dio se tratti gli altri in questo modo.
Dio è in tutti. Non puoi vincere il suo amore se non puoi vincere l'amore delle altre persone. Sì, devi mettere Dio per prima nella vita, ma devi anche capire e sapere che altre persone sono canali di Dio per te e sono dati a te perché tu puoi imparare a amare Lui in tutti. Swamiji chiede al maestro di aiutarlo a amare come lui ama, come il maestro ama, e avete letto, sentito questa risposta. Come può una piccola coppa contiene tutto l'oceano dell'amore? Devi prima espandere la tua coppa. Allora, da questi esempi, dalla vita di Swamiji, che è più vicino a noi, no, Swamiji è più vicino alla nostra realtà che non un avatar che è già uno con Dio. E il suo esempio ci aiuta a vedere come noi possiamo vivere. E questo è una delle cose che si ripete sempre dal maestro nella vita di Swamiji, di praticare metterci disponibile come canali dell'amore di Dio per gli altri. E la vita ci dà tante, tante possibilità di fare questo. Volevo anche condividere con voi una cosa del movie Finding Happiness, che si chiama in italiano Vivere la felicità. Tanti di voi avete visto questo film. Quando stavano all'inizio e il direttore del film doveva scegliere persone di Ananda per alcuni dei ruoli, lui ha detto qualcosa molto interessante e da ridere a Swami Kriyananda. Lui dice a Swami: i tuoi, no? La famiglia Ananda, i tuoi sono veramente terribili a leggere una script? Copione. Terribile a leggere una copione, ma aspetta, dove lo... ma sono meravigliosi quando parlano del cuore. E questo ha un significato molto bello per noi che viviamo questi insegnamenti del maestro. Che forse, in un senso, la copione è una legge, no? In un film, in un tu devi leggere dal copione, perché è così che il film va avanti, le persone dicono ciò che devono dire. Ma qui questo direttore sta dicendo che le persone sanno in genere cosa devono dire, e quando lo dicono con le loro parole, dal loro cuore, sono meravigliose perché esprimono se stessi. E il più alto di se stessi. Questo è ciò che era la risposta di Swamiji. Quando alla fine, poco prima di uscire dal corpo, forse un anno, ha visto questo film, ha visto nella forma proprio finale, solo poco tempo prima di lasciare il corpo. E lui ha detto che, facendo proprio un lode a tutte le persone che erano gli attori non professionisti, ha detto: eravate così perfettamente voi stessi. Avete fatto
meravigliosamente lasciare Dio e il Maestro e la verità esprimersi attraverso di voi. E è quello che Swamiji ha detto che ha fatto per lui libero di lasciare il corpo, perché vedeva che quello che il Maestro ha portato si esprimeva nelle comunità Ananda che ha fondato. E queste sono alcune delle ultime parole che Swamiji ha condiviso con le persone che l'anno prima di... questo era nel 2012, al lancio della biografia di Paramahansa Yogananda. C'era una folla enorme, una onda incredibile di amore. E le ultime parole che Swamiji ha detto a questo pubblico erano: ama Dio. Questo è il vero significato della vita. In un altro momento lui dice: è Dio solo che tutti cercano, vogliono. La sua beatitudine è la sua beatitudine in movimento, perché Swamiji verso la fine della vita spesso diceva: questo è amore, la beatitudine di Dio in azione, in movimento. E scrivendo a un amico, Swamiji dice: quando io arrivo davanti al Maestro, dopo che ho lasciato il corpo, l'unica domanda che io aspetto da lui è: mi hai amato? Perché con tutto il mio cuore io dirò: tu sei l'unica cosa che ho sempre amato. Questo non vuol dire che Swamiji non amava gli altri, ma che lui è riuscito a vedere il Maestro in tutti e che ha sempre amato il Maestro in tutti. Voglio finire lasciandovi ascoltare una musica di Swamiji che è proprio cantato dal profondità del cuore. Un canto di amore che non ho portato le parole. Comunque parla di, attraverso un lungo e difficile notte. Ah, è vero. Voi sentite l'inglese e l'italiano. E chiudete gli occhi. Ho guardato negli occhi del Maestro e aprite il cuore e sentite il vostro cuore dire queste parole che semplicemente sono tue.